Ci siamo. Buongiorno a tutti, siamo qui nuovamente nel centro sociale Salvo d'Acquisto a Paolo VI, zona Case Bianche. L'associazione Solimai inizia nuovamente la presentazione di questo corso di formazione gratuito organizzato dall'associazione Solimai insieme con Arci Ragazzi Taranto e Arci Crispiano, finanziato da Arti Puglia. È un progetto che è inserito nell'ambito dei laboratori dal basso. I filoni importanti di questo laboratorio sono tre: riqualificazione urbana, partendo proprio dalle persone, attraverso proprio una formazione, educazione rivolta sia ai giovani che agli adulti, e non per ultimo impresa sociale, come fare impresa sociale. Questo corso è stata una scommessa sul quartiere per portare proprio una diversità, non è solo fare, ma impariamo a come si può fare, per cambiare anche una modalità di vedere il quartiere. Tra i diversi docenti abbiamo avuto precedentemente Roberto Maurizio, che eccezionalmente l'abbiamo incontrato al villaggio del Fanciullo a Martina Franca. Poi abbiamo avuto Franco D'Angella e Roberto Camerlinghi che ci hanno parlato proprio di animazione sociale. Cosa significa l'animazione sociale in contesti particolari e di periferia, come è il contesto di Paolo VI. E poi in quegli stessi giorni Francesco Ceci, che è un sociologo e funzionario pubblico di Urban Center di Napoli, è venuto a trovarci qui in maniera gratuita, a incontrare la gente di questo quartiere, a preparare un reportage su quello che accade all'interno del quartiere. Ha conosciuto tantissime persone che si sono messe a disposizione, piccoli comitati di quartiere, ma anche solo la gente comune, che persone che fanno parte della chiesa Corpus Domini, che è una realtà molto forte sul quartiere, per poter guardare con occhi diversi cosa c'è di così importante all'interno di questo quartiere. Oggi Francesco Ceci ci riporterà proprio quello che lui ha raccolto in queste giornate e ci farà proprio un'analisi sociologica del lavoro che ha svolto nei giorni precedenti. Domani abbiamo il piacere di avere anche ospite Yolanda Romano, che è un architetto e responsabile della rivista Avventura Urbana, che verrà qui dalle 9 fino alle 17:30, perché poi purtroppo deve ripartire per Roma, quindi non può trattenersi fino alle 19. E poi il 14 e il 15 avremo Valerio Luterotti, che è un psicoterapeuta non presidente della Feder Solidarietà Conf Cooperative, che verrà proprio a parlarci di impresa sociale, come si può creare impresa sociale. Questo corso è proprio questo, vuole dare delle piccole indicazioni, perché parliamo di piccole indicazioni, per poter creare impresa sociale, per apportare un cambiamento che parte dalle persone. Quindi gli orari di oggi partiamo adesso fino alle 13 e poi nel pomeriggio ripartiremo dalle 15 fino alle 19. Abbiamo anche una pagina su Facebook per Una città desiderabile e anche la pagina di Solimai, dove troverete tutte le indicazioni relative al corso. Vi aspettiamo numerosi e seguiteci. Grazie. Allora, come già detto, sono Francesco Ceci, io lavoro nell'ufficio urbanistico del comune di Napoli. Non c'è questo che funziona. Lavoro nell'ufficio urbanistico, sono un funzionario dell'ufficio degli uffici urbanistici del comune di Napoli. Attualmente l'ufficio, l'unità presso la quale lavoro, si chiama l'unità di comunicazione, nell'ambito del lavoro, diciamo, di accompagnamento all'urbanistica intesa in senso tecnico, che quindi vede impegnati
non siamo tantissimi, ma insomma viene impegnati prevalentemente sociologi e altre qualifiche. Noi come sostanzialmente il nostro lavoro è stato di negli anni 90 di accompagnamento della revisione del piano regolatore della città di Napoli. So che tra l'altro tra breve dovrebbe partire con un documento, la redazione del documento preliminare, anche il piano regolatore di Taranto. E in quel caso l'amministrazione decise di affiancare al processo di elaborazione tecnica anche un processo di consultazione della città, dei quartieri della città intorno ai contenuti del piano regolatore, cosa che incise anche non solo nelle scelte ma anche nella struttura di quel piano. Siamo nati per fare questo e poi una volta attuato il piano regolatore ci siamo messi a fare un lavoro più di tipo informativo, che sembra niente, ma insomma l'urbanistica è una specie di scienza oscura per la generalità dei cittadini. Noi abbiamo uno sportello informativo sia a me sia via posta elettronica e per telefono e via dicendo. Normalmente le persone che chiamano, 9 su 10 chiamano per cose tipo: ma sapete se la tangenziale funzionano i bigliettai oggi, oppure c'è sciopero e non si paga, si passa gratis per la tangenziale. No, oppure altre, per dire, cioè, se uno domanda a un cittadino che cos'è l'urbanistica, risponderà a una serie varie di cose per l'assonanza anche del nome urbanistica col nome vigile urbano o cose di questo genere qua. Quindi cioè, l'accezione è molto più vasta. In realtà poi la disciplina teorica e amministrativa è una disciplina molto secca, riguarda le destinazioni d'uso del suolo e usa un linguaggio tecnico che tra l'altro fatto di sigle, ne incontreremo varie, eccetera, che alle persone è abbastanza oscuro. Per cui il nostro fare lavoro informativo tende a rendere pubblico ciò che deve essere pubblico, perché parliamo di una attività amministrativa che incide sulla struttura delle nostre città, eccetera, e quindi vuol dire già fare questo è una cosa abbastanza utile. Poi, quando è possibile, affianchiamo anche progetti di trasformazione urbana, intervenendo in questi con attività informative intese o comunicative intese in senso più largo e vario. Oggi, essendomi stato chiesto di riferire sulle questioni, diciamo, dell'urbanistica partecipata, ho pensato di farlo attraverso il racconto di una esperienza di progettazione partecipata, perché intervallando questo racconto con osservazioni sugli strumenti utilizzati, come sono fatti questi strumenti, come si utilizzano, eccetera, eccetera. Quindi non so se il racconto vi appassionerà, ma adesso tra un po' lo cominciamo. Io pensavo di dedicare questa prima parte della giornata a questo. Vi prego di interrompermi, anche adesso per esempio, perché questo mi aiuta, tra l'altro non siamo tantissimi, quindi è il numero adatto per fare una cosa, diciamo così, con una buona interlocuzione. Ogni volta che una cosa suscita curiosità, oppure non si capisce, o per qualsiasi altra ragione, se interrompete è meglio. Nella seconda parte della giornata, invece, praticamente restituirò quello che mi è stato regalato, è stato un regalo di conoscenza, scherzando con un amico tornando a Napoli, gli dicevo: non pensavo che passati i 60 anni uno smettesse di conoscere. L'occasione che mi è stata regalata agli amici di Taranto, il regalo che hanno fatto loro a me, è stato quello di fare un'esperienza conoscitiva straordinaria sull'area tarantina. Breve, 4 giorni, ma assolutamente intensi, mi hanno fatto faticare come un disperato, uscivo di casa, cioè stavo ai Salesiani la mattina alle 8 e tornavo alla sera a mezzanotte, utilizzando anche la sera come lavoro, tipo attingere da Angelo Cannata tutto quello possibile sul centro della città vecchia di Taranto, eccetera, eccetera. Io che cosa ho fatto? Sono tornato, mi sono steso tutti
giusto per dire, poi quando uno parla di tecniche dell'urbanistica partecipata, è come se avessi fatto una piccola indagine ascolto. Io l'ho chiamata, perché i nomi sono troppo complicati, nel PowerPoint ne troverete qualcuno, perché non ho fatto in tempo a cancellarli, a sostituirli con nomi più cristiani. Qui troverete delle cose strane, outreach, setting e cose di questo genere qua, in inglesorum. Io preferisco parlare in italiano. Diciamo che ho fatto un'esplorazione. Ho fatto l'esploratore. Sostanzialmente utilizzando cosa? Un blocchetto per gli appunti, uno più piccolo per quando uno sta in piedi e un altro più grande per quando uno incontra una persona a tavolo in un bar e può parlare. Poi ho utilizzato delle mappe banali scaricate da internet e Google Map, e a margine di ciascuna di questa mi annotavo qualsiasi cosa mi venisse detta. Dopodiché questo ho provato a restituirlo attraverso tre tavole che vi proporrò, ovviamente, dove non c'è scienza infusa, come ovvio, ma c'è il risultato di ciò che mi è stato consentito di conoscere. L'obiettivo è quello di vedere, insomma, per quelli che parlano difficili dicono che quello che dovremmo fare oggi è un brainstorming strutturato. Detto in termini più semplici, come dire, l'obiettivo è avere una discussione su queste mappe, che è il risultato del lavoro fatto qui, per annotarsi un'agenda di questioni da trattare, da affrontare, da approfondire, eccetera. Ma di questo ne parliamo oggi. Partiamo invece con questo racconto sull'esperienza napoletana. Non è proprio un quartiere come Paolo VI, forse Scampia, che credo che sia abbastanza nota ormai, può essere definita simile a Paolo VI. Però c'ha qualcosa anche di molto della città mediterranea che ha avuto servitù industriali e infrastrutturali molto forti. Questo è San Giovanni a Teduccio, che è un quartiere sulla costa orientale della città. Per dirla in una parola, è stata la nostra Manchester. È stata Manchester, la città inglese, se qualcuno ha presente Dickens, insomma, no, di città inglese operaie, nate nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, eccetera. Era un pezzo di città dove tutti erano operai, praticamente. Tu uscivi da una bottega perché non lavoravi più con quel padrone, ne entravi un'altra e facevi un altro lavoro. È stato così fino agli anni 70, insomma. È l'epoca d'oro dell'industrializzazione, quindi è inutile dirlo, era un comune rosso, poi aggregato alla città perché fortemente operaio e fortemente condizionato nel proprio territorio da questo. Voi vedete che c'è, come dire, sta al limite del porto. Se vedete sulla destra dell'immagine questi due segni rettilinei, uno quello più all'estremità dell'immagine è la strada delle Calabria, la strada che usciva da Napoli e arrivava e portava giù verso le Calabrie, e l'altra invece è la ferrovia. Voi sapete che fra i vari motivi di orgoglio di Napoli è fatto che è venuta la prima ferrovia in Italia, una delle prime in Europa, intorno al 1830-40, e qui per esempio c'è la prima grande fabbrica italiana, grande fabbrica nel senso di un luogo dove un numero rilevante di persone lavora regolarmente e quotidianamente ogni giorno, che erano le officine ferroviarie di Pietrarsa, nelle quali fino, diciamo, intorno a metà 800, 1840, quindi ben prima dell'Unità d'Italia, lavoravano all'incirca 1500 persone, che cosa che non era comune in altri posti d'Italia, eccetera. Il primo sciopero dopo l'annessione contro il governo, diciamo, nuovo, eccetera, eccetera, unitario, fu uno dei primi scioperi operai italiani, fu proprio poco dopo il 61, fu proprio alle ferrovie, all'officina ferroviaria di Pietrarsa. Su questo pezzo di città, qui c'è qualcosa in comune con le storie passate e forse anche possibilità di storie future di Taranto, si è abbattuto dopo gli anni 70 la deindustrializzazione, quindi si è smontata
una, come dire, si sono smontate storie familiari nelle quali, come dire, risalendo nel proprio albero genealogico, sono figlio di un capo reparto della Magnaghi, il quale a sua volta era figlio di un operaio delle officine ferroviarie e così via. Oggi i figli degli operai o vanno fuori oppure trovano occupazioni precarie, oppure quando fanno il metallurgico, l'operaio manutentore, lo fanno, se tutto gli va proprio bene, a 700-800 euro al mese, prendendo un treno la domenica sera, rientrando il venerdì sera, perché è un lavoro che si fa al nord, eccetera. Allora, detto questo, quindi qui si è localizzato un progetto di trasformazione che l'amministrazione ha proposto. Adesso lo raccontiamo un attimo, se la freccetta mi consente di andare in basso. Sì. Scusami, ma sono i locali della ridiretta, ci devi dire. Cioè, perché loro tutta la mattinata e pomeriggio anche. Il pomeriggio a partire. Il pomeriggio a partire dalle 15, poi ci sarà un po' di ritardo accademico, come si dice, eccetera. Allora, restiamo su questa immagine. Qual è il problema emerso già nelle consultazioni sul piano regolatore? Detto in estrema sintesi, giusto per capirci, voi vedete, c'è il porto, il quartiere sta qui, sta addossato alla costa, sono fra i 15, diciamo, nella sua storia demografica del Novecento, fra i 15 e i 20.000 abitanti, per capirci, no? Come se fosse una sorta di tamburi. Vedete che in mezzo, fra la linea ferroviaria e la via delle Calabrie, anche lì c'è un nucleo abitativo. E vedete dai tetti degli edifici, un occhio esperto può individuare che ci si mischiano insieme, come se fosse appunto la Londra di Dickens, si mischiano insieme case e officine. Alternativamente, sulla stessa strada potevi trovare l'uno e l'altro, eccetera. Il problema è un doppio risarcimento, questo è la questione è di estrema attualità, sia per la devastazione ambientale, eccetera, che le grandi infrastrutture, la grande industria, eccetera, ha portato nel territorio, e sia per il fatto che poi se n'è pure andata la grande industria dopo aver fatto questa devastazione. Quindi le due cose poi è difficile separarle, un risarcimento sia ambientale che sociale. E qui dentro hanno cominciato con l'esserci, già a partire dalla seconda metà degli anni 70, una serie di monumenti che in gergo vengono chiamati di archeologia industriale, partendo dal basso, diciamo così, si incontrano. La riconoscete subito, quella sono depositi petroliferi, erano depositi di una centrale elettrica. Là si sono succedute nel tempo, è un campionario dell'industrializzazione. Tre centrali elettriche di tre tipi diversi, adesso la più recente è a turbogas, quindi energia pulita, verde, roba di questo genere qui. E quindi nel piano regolatore, per esempio, c'era una promessa che la centrale sarebbe stata rimossa e in luogo della centrale ci sarebbe stata. Queste cose che è un po' la retorica buonista delle amministrazioni, insomma, eccetera, una cosa tipo una città dei giovani, non meglio precisata, città della musica, poi si capisce perché i giovani sono sempre associati alla musica, come se stessero tutto il tempo a cantare, a ballare, eccetera. Vabbè. E comunque qualche cosa di questo genere, cose che poi nel tempo non sono avvenute. Ultima cosa per restare su questa immagine: ogni oggetto fisico poi si porta dietro un padrone, un attore che è importante, che come dire, è più importante del territorio, che degli attori piccoli che stanno nel territorio. Anche questo lo potete insegnare voi a me, è molto tarantino. Per esempio la linea ferroviaria e le ferrovie dello Stato, che è uno dei più importanti attori nelle trasformazioni infrastrutturali in qualsiasi città italiana. La centrale elettrica è l'Enel. Perché la centrale elettrica resta? Perché l'Enel a un certo punto decise, sulla spinta di una decisione del governo,
la privatizzazione, quella centrale se l'era venduta. In realtà produrre quell'energia là non serve a niente, non cambia niente nel fabbisogno energetico di Napoli, c'era un fabbisogno finanziario dell'Enel nel disegno di privatizzazione e quindi doveva per forza restare la centrale. Appresso, vedete, la seconda d'Arsena, non la prima, la seconda d'Arsena, qui non ancora l'operazione non è ancora stata fatta, è destinata ad essere terminal container qui a Taranto c'è l'Evergreen, a Napoli adesso non ricordo, comunque c'è la compagnia di Stato cinese del traffico merci, è una delle principali basi del traffico merci, anche quelli sono... Come? Cosco. È la Cosco, che è la compagnia pubblica, è la compagnia di Stato. L'Evergreen credo invece sia un gruppo privato. E quello, quindi, come dire, una serie di oggetti molto ingombranti. Quindi immaginate che questa società di 15-20 mila abitanti, che col passato industriale, che ha lasciato una forte tradizione, un forte orgoglio, che si unisce passato industriale al passato marinaro, quindi in una stessa famiglia tu trovavi contemporaneamente le tre persone, l'operaio, il marinaio e il contrabbandiere, perché è inutile, come dire, fare troppo le persone per bene, nelle città di mare queste tre figure a volte coincidono nella stessa identica persona, una delle capo operaie che aveva diretto le lotte nell'azienda, all'Acirio, quella dei pelati, se la conoscete, finita all'Acirio, che si è messa a fare? Fa la capozona, insomma, aveva un sistema di relazioni tali che le consentiva di diventare capozona, come a dire, poi è difficile tagliare con l'accetta un corpo sociale e dire sta tutto il bene da una parte e sta tutto il male dall'altra. Quindi immaginate questo tipo di società, orgogliosa, con forti tradizioni, ad avere a che fare con questi bestioni fisici e sociali, economici, eccetera. L'ho fatta troppo lunga, potete interrompermi anche quando la faccio troppo lunga e dite... Quindi, ovviamente, che tipo di quartiere è? È un quartiere con spazi molto frammentati, qui c'è un'immagine quasi contemporanea, perché piove, di ciò che vuol dire la barriera ferroviaria. Ovviamente poi in queste cose, in questi luoghi ci sono degli inserti fortissimi di edilizia di ERP, detta in gergo, cioè edilizia residenziale pubblica, il primo oggetto a sinistra, è quello che in gergo viene chiamato il Bronx. Apro e chiudo parentesi, è chiamato Bronx dagli stessi abitanti, cioè è un elemento di autoidentificazione, non sono gli altri che dicono tu sei del Bronx, cioè fai schifo, ma sono gli stessi abitanti che dicono di se stessi noi siamo il Bronx. Però appunto con queste tracce che soltanto però un occhio allenato vede di vita di quartiere, quando vedi appunto quattro vecchi a un tavolino fuori, poi scopri e guardi meglio che c'è una vita associativa intensa, eccetera. Qui è un altro passaggio, no, per andare al mare, e qui appunto l'immagine vuole rappresentare questo legame viscerale. Questo è uno dei mari più inquinati che è esistito. Adesso il mare di Napoli, per fortuna o per sfortuna, è pulito. Ma è pulito per disgrazia, è pulito nel senso perché non ci sono più le industrie. Non è che... Quindi qualcuno, utilizzo un linguaggio paradossale per dire che queste due cose è difficile tenerle insieme. Quindi anche qui c'è questo, come dire, legame molto forte al mare, eccetera. Qui l'altra immagine è un po' buia, ed è c'è la linea ferroviaria in primo piano, e in questa striscia sottilissima, profonda non più di 200 metri, si affastellano, che so, antiche case di pescatori, però così ci addormentiamo, fabbriche. Allora. Sì, no, perché è meglio non vedere, ecco qua, perché sennò ci addormentiamo proprio. Qui c'è un breve riepilogo, ho detto prima che
diciamo che la storia del ripensamento di San Giovanni parte con gli anni 90, con il piano regolatore. Per esempio, giusto per dire cosa vuol dire costruire un piano regolatore attraverso meccanismi di consultazione, allora non eravamo così raffinati sulle tecniche di consultazione. Si fece un'operazione molto semplice, si prese il piano regolatore e lo si divise in grandi settori urbani, quindi dividendo in 4-5 parti la città. Prima di elaborare il documento tecnico si elaborava un documento chiamato documento di proposta, diciamo così, che a che serviva? Serviva essenzialmente ad avere un'attività di consultazione nel settore urbano interessato, libera, senza troppe formalità, senza host o town meeting, cose di questo genere. Cioè chi chiedeva poteva avere un incontro con i tecnici e così via, eccetera. Quindi non sto a raccontare tutti i passaggi. Il passaggio fondamentale fondamentalmente è quello del 2000, quando un accordo di programma fra gli attori forti, appunto, autorità portuale, ferrovie dello Stato, università, eccetera, centrale elettrica, insomma, e il comune di Napoli decide le cose importanti, decide che ci sarà un porto turistico, decide che si mettono delle sedi universitarie, decide che la centrale elettrica resta ma si converte a turbogas, decide che la ferrovia metropolitana, quella che fa la linea urbana, la prima metropolitana di Napoli, avrà il proprio terminal lì. E queste sostanzialmente sono le cose importanti. Poi non ho sono le cose che ho detto anche prima, eccetera. Noi in questo contesto si fruisce di uno strumento, una delle tante sigle dell'urbanistica, il PIAU, sarebbe programma innovativo in ambito urbano, sostanzialmente un finanziamento non enorme, sono 3 milioni di euro, finalizzato a progettare, a fare progettazione. E noi scegliemmo di riprogettare questo pezzo di città. Il risultato è stato un piano urbanistico. Allora, qual era l'obiettivo principale? Viene da sé, dalle immagini che abbiamo visto prima. Il problema principale era quello di duplice, riconquistare il rapporto fra il quartiere e il mare, conquistando spazi per la vita collettiva degli abitanti. Quindi un'operazione, come dire, di sarcitura, che va proprio nel dettaglio, non un'operazione come del tipo quelle che si possono fare nelle periferie, dove il problema dello spazio, lo vedremo oggi parlando di Paolo VI, eccetera, non si pone, anzi si pone in un senso del tutto opposto. Questo era il tema. Come decidiamo di fare? Quando noi partiamo, nell'aprile del 2005, sembrava che fosse tutto fatto, che noi non dovessimo fare niente, perché c'era stato già una prima fase di lavoro progettuale in cui sembrava che tutto fosse definito e stabilito. Quindi partimmo con questa operazione di questo percorso partecipativo, un po' anche all'avventura, perché il percorso partecipativo sembrava che venisse a valle di decisioni già prese. Qual è la prima cosa che si fa? Si fa quella che viene chiamata indagine ascolto, detta in italiano. Poi c'è termini anche più complicati. Primo step, che cos'è l'indagine ascolto? Il termine inglese da cui trae origine questa espressione è outreach, che letteralmente vuol dire cercare fuori, cioè sostanzialmente andare a cercare le persone per consultarle piuttosto che aspettare che si presentino da sé per esprimere il loro punto di vista. Questo c'è il primo principio: qualsiasi processo di progettazione partecipata si fa dove vivono le persone. È la montagna che deve andare verso Maometto e non viceversa. Questo è il primo concetto. Tutte quelle cose tipo facciamo un forum a Palazzo di Città o roba di questo genere qui, apriamo un bel sito internet dove ognuno scrive quello che vuole, sono cose che da questo punto di vista non servono a niente se l'obiettivo conoscitivo che tu hai è
capire che cosa hanno in testa le persone e che cosa le persone sanno che tu non sai. Perché questo è il punto, è il primo punto fondamentale. Non te lo dirà mai nessuno, nessun esperto che sotto i portici perché si è aperto quel determinato negozio. Perché quello vede, la cosa, parlo di qui, la vede da fuori. Te lo dice solo uno che sta lì dentro perché si è aperto quel determinato negozio, che dice: ma che ci fa un negozio di vestiti sotto un portico alle Case Bianche di Paolo VI? Per esempio, me l'ha spiegato chi mi accompagnava, non solo Regina, precedente, Don Francesco. Quindi c'è, cioè, il punto è, sono tre le questioni, gli obiettivi di una campagna di indagine ascolto. Assumere conoscenza, primo. Conoscenza di dati di fatto, conoscenza di luoghi, storie dei luoghi, eccetera. Una conoscenza che non è nel possesso della cultura ufficiale, la conoscenza ufficiale, eccetera. Questo sulla scorta di quello che fanno gli antropologi, no? Qual è il problema degli antropologi? Qual era il problema degli antropologi? Ernesto Di Martino, che è stato più o meno da queste parti, qual è il suo problema? I canti popolari o il ballo della Taranta e cose del genere non stava scritto in nessun testo, quindi qual era l'unico modo per conoscere queste cose? Era farsene dire da persone che queste cose le hanno fissate nella cultura orale, non nella cultura scritta, e quindi necessariamente devi fare dire da uno, ma così è pure per la conoscenza dei luoghi. Prima cosa. Seconda cosa, capire anche il punto di vista, cioè non solo quello che sa, ma anche quello che pensa, quello che vuole, quello che desidera, eccetera, eccetera. Terza cosa, poi, quando uno fa indagine ascolto in giro, immaginate uno come me che gira per le Case Bianche, si vede subito che non sono delle Case Bianche. È inutile che uno prova a fingere, ma anche uno come voi si vede subito che non siete delle Case Bianche. Quindi ovviamente la persona che poi risponde alle tue domande, ma che cos'è sto posto qui? Ah, com'è questa statuetta di Padre Pio, chi l'ha messa e cose del genere? Lo sa che lo sta dicendo a uno straniero, a un forestiero, e si esprimerà in un certo modo. Ovviamente è bene, a volte questo rapporto è molto fertile, il rapporto fra lo straniero, il forestiero, come si dice meglio dalle nostre parti, e l'indigeno, diciamo così. Comincia con lo scattare quell'elemento che è importantissimo di comprensione reciproca, perché io quella cosa la guardo, ne parleremo oggi quando parleremo delle Case Bianche. Se guardo all'esterno io vedo i vuoti, vedo le grandi distanze, è possibile che chi invece sta qui magari si sente stretto e vede cose diverse da quelle che vedo io. E allora questo, c'è un problema, come dire, di avviare un processo di comprensione reciproca, perché poi non è detto, e finisco su questo punto, non bisogna innamorarsi di queste cose, perlomeno parlo, è un'opinione, non parlo da professore, anche se Aldo Zappulla mi ha spacciato per professore per mezza provincia di Taranto, ho un corso all'università, ma insomma da precario. Ma insomma. È scappato. C'era una studentessa che faceva tirocinio con me nel nostro ufficio, e io avevo detto, quando venne, come tutti gli studenti universitari, voleva occuparsi dell'uso temporaneo degli spazi e robe di questo genere. Ho detto: no, queste sono sciocchezze, insomma, occupiamoci delle cose serie, cioè occupiamoci per esempio dell'abitazione popolare, della condizione di vita nei rioni di edilizia abitativa popolare, tipo Case Bianche. E allora lei mi andava in giro e tornava a dire: ma io vedo che le persone con me si esprimono in un certo modo diverso da quello con cui si esprimono con gli altri. Ma è ovvio, perché tu sei tedesca, sei studentessa, in più sei tedesca, e è ovvio che a te diranno delle cose che sono diverse da quelle che dicono un altro, sono diverse dalle cose che dicono fra di loro. Il che non vuol dire che non sia fertile tutto ciò. Ma qual è l'obiettivo? È assumere quello che mi viene detto come la verità assoluta? No, non è la verità assoluta. È anche possibile che ti dicano delle cose, sono necessariamente delle cose parziali. Faccio un ultimo esempio per capirci meglio. Quegli abitanti di quell'edificio che avevo chiamato Bronx
abitano vicino a un posto bellissimo, c'è un parco moderno, molto ben fatto, con molti alberi, tenuto pulito, eccetera, eccetera. Questo parco è stato chiuso per molto tempo. Gli abitanti di quell'edificio, interrogati sul parco, dicevano: no, ma è meglio che non lo aprano, perché poi se ci vanno quelli di qua, indicando sempre quelli dell'alloggio a fianco, lo rovinano. E questo lo dicevano tutti, per cui ognuno diceva dell'altro che era un potenziale vandalo. Quindi vuol dire che tutti quanti loro si percepivano come vandali. In fondo dicevano di se stessi di essere dei vandali. Questa cosa che viene raccontata è la verità assoluta? È semplicemente il punto di vista delle persone che stanno lì, che è importante assumere, ma che con ciò non vuol dire che è una notizia da prendere come se fosse. No, la vera storia del luogo è questa. Non so se la cosa... Sostanzialmente, che si fa quando si fa indagine all'ascolto? Si fanno incontri con gruppi e testimoni privilegiati. I testimoni privilegiati possono essere di due tipi. Può essere certamente, che ne so, il presidente della circoscrizione. So che a Taranto le hanno sciolte le circoscrizioni, ma prima l'amministrazione precedente c'era una circoscrizione con presidente, eccetera. Però il testimone privilegiato può essere pure il vecchio operaio che aveva molte relazioni sociali, che non ha mai fatto carriera politica e cose di questo genere, però sa tutto di tutti. Questo, per esempio, è anche questo, è un testimone privilegiato. Quindi nel termine non si dice che è una persona più importante. Poi sono le interviste, le raccolte di storie di vita sono interviste più profonde, sostanzialmente. Sono uno strumento tipico degli antropologi. Si tende a ricostruire la carriera di vita di una persona, perché è arrivata lì, da dove viene, eccetera, eccetera. Può essere utile e necessario, laddove appunto non hai punti di appoggio, dato il principio nel quartiere in quale fai le indagini ascolto, dato il principio che, ripeto, necessariamente si fa sul luogo, non è che chiami le persone a venire da te, può essere anche necessario, se non hai un punto di appoggio, avere un ufficio mobile o una cosa di questo genere. Una delle cose più tipiche sono le camminate di quartiere. Io mi sono fatto una di un paio d'ore, un'ora e mezza più o meno, con Sor Luigina. Sostanzialmente tu passeggi, vai in giro con delle persone che sono del posto, che ti fanno vedere cose che da solo non vedresti mai. Quello che nella passeggiata non è solo il risultato delle fotografie, quello che vedi, un'immagine statica, ma è anche appunto le battute, le osservazioni, il fatto che la persona con cui tu giri viene salutata da un sacco di gente, e quindi ti accorgi: caspita, sto passeggiando con uno importante. Sensazione che si ha quando si passeggia con Angelo Cannata alla Città Vecchia, con Don Francesco o Luigina qui, eccetera. Domande, desideri: ma ho avuto un problema, Don Francesco, ho avuto un problema, ma mi risolvete quel problema, e così via, eccetera. Di solito alla fine tu la passeggiata la fai con più di una persona e si chiude per un'ultima chiacchiera finale per sintetizzare un po' il tutto. Ne abbiamo fatte tre, una con persone diverse, nei luoghi più malfamati, diciamo così, con un gruppo di giovani del quartiere, se no con le donne soprattutto, sono le principali depositarie del sapere territoriale, diciamo così, perché, come dire, questa, mo dico una cosa che le donne presenti mi sparano, questa posizione da angelo del focolare domestico, soprattutto nelle periferie, molto spesso si espande. Per cui questo rapporto di cura e quindi anche di conoscenza, se lo devi curare o devi conoscere, si espande dalla propria casa, si espande a volte a quartieri interi, eccetera. Non so nella tradizione vostra, ma nella tradizione napoletana, normalmente i leader, l'ho detto al maschile, ma sono le leader in realtà dei movimenti per la casa, sono generalmente donne. Quando c'è una manifestazione per la casa è difficile che ci sta un maschio dentro. Viene chiamato perché suona il tamburo, ma non perché, diciamo, è la parte attiva del movimento. È sempre stato così.
interviste sulla base della storia di vita, interviste in profondità, le interviste possono essere collettive o anche singole. Ovviamente non puoi intervistare tutti, come dire, la cosa è campionaria, insomma. Gli esiti. La cosa tipica, tutti quanti avranno fatto almeno una volta chi fa questi corsi qua, analisi, SWOT, eccetera, per cui risorse e problemi, cioè non è una cosa molto molto intelligente, in cui sono stati il positivo e il negativo. Che cosa ci è uscito fuori? Da una parte risorse sul lato del positivo, l'esistenza di una rete attiva di gruppi e associazioni locali. Guardate, molto all'inizio mi meravigliavo, negli anni 90, inizio anni 90, feci un'indagine su Scampia e vidi che c'erano 60 associazioni. È vero che la metà di queste associazioni era sempre la stessa persona, la quale era presidente di questa, tre amici, presidente, segretario e tesoriere, si scambiavano i ruoli, per cui moltiplicando riuscivano a fare una dozzina di associazioni. È vero questo, però alla fine ci ho riflettuto ed è perché c'è una densità associativa nei quartieri popolari più forte della densità associativa che ci può stare in un quartiere di classe media. Questo sarebbe interessante chiederselo. Io mi sono dato due risposte. Uno, come dire, l'abitante di classe media molto spesso non conosce nemmeno quello che non ha mai chiesto il sale a quello che abita nell'appartamento a fianco sullo stesso pianerotto, cosa invece che avviene necessariamente in una residenza, in una zona residenziale popolare. Secondo, loro sono già noi, che insomma, appartengono alla classe media, organizzati da sé, organizzati in strutture professionali, nella rete delle professioni, laddove ci stanno professioni, oppure, ma anche professioni pubbliche, tipo l'insegnante, il medico, le cose, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, è una società che si auto-organizza in qualche modo, non c'ha bisogno di inventarsi il comitato di quartiere o qual è un'altra cosa, eccetera. Poi, questa questione del mare, già detta prima, non insisto. E terza, ovviamente questo lascito ereditario dall'epoca dell'industrializzazione di grandi contenitori pubblici vuoti. Che sarà quando a Taranto magari Dal Sider chiuderà veramente, che uno dice che ce ne facciamo di quella cosa. Queste sono le risorse, i problemi, perché poi non dobbiamo nemmeno mitizzare il quartiere popolare, ovviamente. È un tessuto sociale impoverito. Quando è impoverito non solo economicamente, ma è impoverito anche culturalmente molto, molto spesso. Da deindustrializzazione è nuova marginalità, come si dice. Ho fatto prima l'esempio della capo operaia, che da capo operaia diventa capo zona. Ovviamente è una cosa molto diversa la struttura organizzativa, le idee che circolano, l'umanità che circola, le morali che circolano in una attività impropria, chiamiamolo così, illegale, da quella invece di un'attività fatta trasparente alla luce del sole come quella lavorativa in un'industria e cose di questo genere. Poi c'è i giovani, eccetera, eccetera. Seconda, la frammentazione. Anche su questo anticipo delle cose di case bianche di oggi. La frammentazione non è solo fisica, in questo caso il tessuto è molto fitto, un palazzo sta accostato agli altri, ma può essere sociale, un po' come qui, che dove si aggiungono le due frammentazioni, che ai margini dell'edilizia popolare stanno le villette con le piscine. In quel caso la frammentazione non è semplicemente la separazione, non è semplicemente geografica, che c'è un'altra strada dove saranno quel tipo di case, ma è anche sociale. Probabilmente quelli che abitano nelle case popolari di fronte e quelli che abitano nelle villette non si sono mai scambiati una parola. Quindi la frammentazione non solo fisica, ma anche sociale. Terza, le carenze ovviamente di servizi ricreativi, culturali e sociali. Servizi ricreativi, culturali e sociali, anche lì facemmo l'indagine, perché poi quando fa l'indagine ascolto, sto facendo troppo lunga, perdonatemi se non... Quando fa indagine ascolto scopri anche delle persone e quindi arruoli persone che le fai diventare, questo è tipico, tutti quelli che fanno il lavoro sociale,
Molto spesso gli educatori sono persone che sono state educate in un processo educativo 2 anni prima, è una cosa tipica, così anche in questo tipo di attività. Noi scoprimmo gruppi di giovani che erano interessati alla materia prima come nostri interlocutori, poi a questo punto uno li mette a lavorare, visto che hanno delle idee, sono così bravi, eccetera. E facemmo fare un'indagine appunto a un gruppo di questi sulla situazione dei servizi e loro ci spiegarono questa cosa, che laddove c'è un'amministrazione che risponde, ci stanno strutture associative, partiti, parrocchie, eccetera, forte, due tipi di servizi sono molto, possono anche svilupparsi abbastanza, oltre quelli scolastici e sanitari, cioè quelli, intendendoli diciamo, i destinatari dei servizi, riservati ai bambini a un verso, agli anziani dall'altro. Alla fine, voglio dire, in un quartiere che si dà da fare, che ha un buon consigliere comunale, che ha un buon parroco, insomma, che si hanno da fare, alla fine riesce a tirarlo fuori l'asilo nido, il campo di bocce per gli anziani, eccetera. È la fascia di mezzo che è quella più, generalmente quella più sacrificata. È quella dall'adolescenza a questa gioventù ritardata, senso 20, 25 anni, anche 30 anni, eccetera, che non ha molto spesso servizi, perché stanno fuori target, come dire, dalle strutture delle politiche sociali. Fatta l'indagine ascolto, noi lavoravamo sempre in parallelo con i progettisti, a questo punto diciamo benissimo, che facciamo? Mo abbiamo imparato delle cose, come costruiamo la consultazione? Cioè, innanzitutto di che cosa dobbiamo discutere? Prima questione, mo vedremo la mappa, è un principio di onestà, come dire, quella cioè di rendere noti alle persone, quando è in discussione un progetto di trasformazione di un'area, è meglio dirglielo, guarda che questo è inutile che me lo chiedi perché tanto non si può fare, è un vincolo, è preferibile piuttosto che prenderli in giro. Il caso che avevamo lì era quello della centrale elettrica. È inutile che torni a dire che hai bisogno, perché tanto quello oramai si è sovvenduta a De Benedetti e quindi non c'è niente da fare. Cioè avere un quadro preciso di ciò che sono delle partite chiuse e invece delle possibilità, delle opportunità. Dopodiché ognuno poi farà le sue scelte, non è detto che tu poi lo devi accettare per forza, fai un movimento tipo no TAV contro la centrale. Puoi tranquillamente farlo, però è inutile metterlo in una consultazione quando quella è una cosa che praticamente è chiusa. Seconda questione, condividere le conoscenze, una volta assunte sia quelle che vengono dal basso verso l'alto, sia viceversa. Terza questione, questa è un'intuizione, devo dire la verità, dell'assessore dell'epoca, dice ma non sia mai... Può darsi pure che noi non sappiamo, per esempio, che farcene di alcune cose, che ci sia un valore aggiunto della partecipazione, cioè il valore aggiunto dell'idea, di una cosa che noi non vediamo, ma che però ci viene dalla partecipazione. Le risorse civili che noi avevamo, come dire, censito, era innanzitutto questo fortissimo senso di comunità del quartiere, l'orgoglio, per dirla in una parola. Ora, l'orgoglio è una brutta bestia, nel senso che è orgoglioso il capozona, ma è orgoglioso anche quello che ha fatto le lotte contro i padroni, eccetera. Come è orgoglioso il ragazzo che fa l'educatore per la parrocchia, eccetera. Per cui non è che necessariamente l'orgoglio si associa, però è un'energia molto forte. Che laddove esiste, laddove non c'è anomia, cioè assenza di carattere, eccetera, è un'energia molto forte. Poi ovviamente dipende questa energia con quale morale, quale cultura si sposa, però è un'energia molto forte. L'eredità del movimento operaio aveva lasciato una tradizione politica ancora vitale, io sottolineerei su quella ancora, nel senso che poi va a degradare, diciamo così. Anche questa, mi hanno detto, era una zona rossa, ma nel senso che lo era, perché poi non è che queste cose sono eterne, poi le culture politiche come la mozzarella scadono a un certo punto.
E poi terza cosa, la diffusa disponibilità a farsi coinvolgere. Mi ha detto un parroco, che è uno dei migliori parroci di Napoli, anche per un atto di umiltà, per dire che il parroco della San Vincenzo alla Sanità, lui prima lavorava in un quartiere periferico tipo questo, come atto di umiltà verso il proprio successo presso i suoi parrocchiani, dice: ma guarda, in quartieri del genere, abbandonati da Dio e dagli uomini, tu anche se esci per la strada e ti metti a suonare il piffero ti vengono indietro, perché non c'è niente. Allora uno che, come dire, si presenta per dire posso fare qualcosa per voi, eccetera, ha un successo immediato. Lo diceva con umiltà, diciamo così. Dopodiché, appunto, le mappe. La mappa. Ora, le mappe, anche su questo, come dire, noi diamo per scontato, noi colti, cioè quelli che hanno perlomeno il diploma, che hanno fatto perlomeno il geometra, diciamo così, diamo per scontato che la realtà si restituisce planimetricamente. Nella realtà le persone hanno, come dire, hanno una vista tridimensionale, altezza 1,70, 1,80, a seconda di quanto sia alto. Quindi non è detto, uno può anche aver abitato in un posto tanto tempo, ma non riesce a vederlo planimetricamente. Il possesso di una cultura, questo lo diceva un nostro maestro di urbanistica, di una cultura planimetrica, cioè restituire la realtà in questa cosa un po' astratta che è una mappa, è un segno di potere. Infatti le prime mappe sono mappe, cioè sostanzialmente, o di quelli che possedevano terreni, e quindi c'è una bella mappa di quello che tenevano, nascono così per misurare, per rappresentare quello che tieni, oppure come sono mappe militari, faccio la guerra, dispongo l'esercito, eccetera. Acquisire questa veduta planimetrica non è una cosa immediata e facile, non è detto che su una mappa le persone si ritrovino subito. Io questa cosa facevo appunto per una, invitato da una parrocchia del quartiere di San Giovanni a intrattenere dei ragazzi, ci ricostruiamo delle mappe nel quartiere, ma su delle carte praticamente nude, dove c'erano pochi riferimenti. Ovviamente le misure che davano loro erano completamente sballate, però davano delle informazioni che io non avevo. Io posso non vedere che quel luogo è una barriera, cioè quel per esempio, quel sovrappasso è un limite oltre il quale anche il ragazzo più temerario non va, perché entra nel territorio di un altro. E come dire, per cui sostanzialmente, tornando alle, insomma, solo l'avvertenza di non dare per scontato che come dire, la restituzione planimetrica sia un sapere condiviso, noi sostanzialmente mano a mano ci segnavamo su una mappa, appunto, come queste indicazioni. Qui ci hanno detto che c'è, come dire, un vecchio cinema abbandonato, oppure qui ci hanno detto che non si sa che fine fa questo posto, ci abbiamo messo in basso un bel punto interrogativo sopra. Qui ci hanno detto che questo posto è pericoloso, e quindi è una zona dove non, eccetera, eccetera, insomma. L'insieme delle osservazioni che ci venivano date venivano restituite su questa mappa, segnandoci appunto qui, con segni diversi, con annotazioni diverse, di cosa si poteva, era fertile discutere, e di cosa, che cosa non si conosceva, bisognava conoscere ancora, eccetera, eccetera. Scusi, gli immobili sia privati che pubblici. Ora ripete lui. Gli immobili individuati sia privati che pubblici? Sì. Anche... Sì, no, la mappa è una mappa. Lei, allora, mi ha chiesto se quando uno fa, come dire, rappresenta le cose su una mappa, lo fa solo sui tessuti pubblici, sulle strutture pubbliche, lo fa anche su quelle private. Cioè, ovviamente è una mappa conoscitiva, quindi c'è tutto dentro, c'è tutto quello che ci sta. Poi l'attenzione è possibile, soprattutto in quartieri del genere, che si appunti sulle risorse pubbliche, perché come
vedremo le risorse, in realtà nelle periferie non mancano le risorse pubbliche, in termini fisici, cioè proprio di metri quadri o di metri cubi, cioè qui abbiamo la struttura mercatale, la scuola, insomma sono, e quindi si appunta su questo, però ovviamente, come dire, le osservazioni si fanno su tutto. Questo è il risultato del lavoro, e poi niente, con questa carta alla mano siamo andati a fare questi 2 mesi preliminari di preparazione all'host. Che cos'è l'host? Io so che in Puglia è una cosa molto utilizzata in ambienti professionali, c'è una mia amica insegnante mi ha detto no, come no, io ho fatto l'host, un po' come fare, insomma, noi dovevamo decidere che cosa fare a San Giovanni, che tipo di evento di consultazione fare. Per le caratteristiche del quartiere, cioè una comunità forte, coesa, eccetera, lo strumento più indicato da questo punto di vista era proprio questo, lo strumento dell'host. Adesso vediamo come funziona. Qual è il concetto? Diciamo, io poi nei manifesti ho scritto spazio aperto, perché questo è open space, questo vuol dire spazio aperto. Technology non vuol dire niente, vuol dire tecnologia, insomma. Sostanzialmente l'osservazione è appunto anche questo, l'ironia anglosassone, da cui questo professore universitario Harrison Owen partì, era il fatto che nei convegni si discuteva molto di più ai coffee break, cioè al bancone dove si distribuiva il caffè, che nel convegno propriamente detto, e che quindi la parte libera del convegno era quella più fertile di scambio di conoscenze, di impressioni e cose di questo genere qua. E quindi da qui sostanzialmente cominciò a pensare a un modo di fare un convegno, perché poi l'host questo è, valorizzando l'elemento della volontarietà e della libertà dei comportamenti. Prima questione. Seconda persona, questione, come faccio a far discutere un gran numero di persone senza, cioè più di 50 è già un grande numero, ma in quel caso poi vedremo se erano molti di più, un gran numero di persone senza avere tutta la dispersione che c'è, quei fenomeni, come dire, degenerativi, chiamiamoli così, che ci sono nelle assemblee, come dire, c'è il tipo d'assemblea che si impone e per cui insomma utilizza l'assemblea per uno scopo, come dire, o politico, rappresentativo o di altro tipo, eccetera. Cioè difficilmente l'assemblea è un luogo dove si incrementano le conoscenze. Però come faccio ad avere il vantaggio dell'assemblea, cioè un grande numero di persone, e contemporaneamente avere l'approfondimento, lo scambio di conoscenze, eccetera? Allora, sostanzialmente che si fa? Senza relatori ufficiali, non come in questo caso, con i partecipanti seduti in cerchio, si inizia a discutere su una domanda, cioè non c'è una relazione introduttiva, c'è una domanda, si condivide tutti quanti una domanda, poi vedremo nel caso di San Giovanni. Una domanda, ovviamente l'incontro è stato lungamente preparato, sono incontri di preparazione, le persone sanno di che cosa si va a parlare, dopodiché le persone sono invitate, chiunque può farlo, a proporre un gruppo di lavoro. Io voglio discutere della centrale elettrica, allora convoco un gruppo sulla centrale elettrica, un altro che dice no, io voglio discutere l'assistenza agli anziani, convoco un gruppo sull'assistenza agli anziani. Il moderatore non interviene molto su queste cose, tranne che, voglio dire, associare due gruppi quando le cose sono simili. Perché tanto il problema si risolve da sé, essendosi dati libertà, cioè se quello ha convocato un gruppo su un argomento che non interessa a nessuno, gli viene assegnata una stanza e non ci va nessuno, il problema si risolve da sé, il gruppo è fallito perché il suo tema non era interessante, si risolve empiricamente, senza discutere è giusto o non è giusto fare un gruppo su questo argomento. Se invece uno ha convocato un gruppo che molto interessante, magari questo gruppo deciderà di articolarsi in due sottogruppi e così via. Alla fine le persone hanno non più di un'ora e mezza per tenere questa discussione, quindi è una discussione di lavoro
e alla fine devono scrivere un resoconto di non più di una paginetta. Per cui questo è il sistema, si inizia la plenaria, si formano i gruppi, si va a fare la discussione nei sottogruppi, si torna, si consegnano questi verbali, nuova verifica, questi gruppi non si sono falliti, però qua invece abbiamo scoperto che adesso mi è venuto in mente adesso, quindi si possono fare anche due sessioni di lavoro, due, tre, eccetera. I principi e la legge, vabbè, giusto per dare un'idea della, che è una cosa molto free, chi partecipa è la persona giusta, cioè il fatto che uno decide di partecipare in sé gli dà titolo, diciamo così, non è che tu hai proposto la cosa all'universo di persone, se uno decide di venire vuol dire non è che ti poni il problema di chi sia e chi non sia, qualunque cosa succede va bene, cioè un gruppo può fallire, ma questo va bene perché perlomeno ci ha dato l'informazione che quel tema non interessava nessuno. La terza non è così vera, quando si inizia, non è vero perché in realtà i tempi sono molto serrati, e non è vera nemmeno la quarta, quando si finisce. Sostanzialmente il principio che è responsabile della discussione sono gli stessi partecipanti, il fatto di non vedere un relatore che ordina la discussione responsabilizza le persone, e per cui anche le persone più improbabili, diciamo così, scopri che invece tirano fuori un grande senso di autodisciplina, perché hanno deciso, se lo sono auto-organizzati. Sì. Quella successiva. Questa. Sì. Vabbè. Dica. Sì, più che altro la questione della leadership, fondamentalmente quella che potrebbe poi presentarsi in un'assemblea, no? Il fatto di scorporare l'assemblea in gruppi di lavoro in qualche modo frammenta il problema, però magari può non risolverlo, nel senso che la condizione di leadership può ritrovarsi anche nel gruppo. In realtà, nel gruppo di lavoro. Sì, beh, certo, tutto è perfettibile. Ecco, e quindi dico, in questo caso, cioè, come ci si auto-organizza? Cioè, quale può essere la soluzione? Cioè, un gruppo di lavoro può morire anche a causa di questo motivo? Allora, innanzitutto va detto anche che come dire, cose di questo genere sono molto assistite. Cioè, noi eravamo una squadra di 20 persone che assistevano, uno sta nell'ombra, si mette un po' dietro, ma se c'è un problema in un gruppo c'è il tutore che interviene per vedere di sciogliere il problema. Cioè non è perché niente è perfetto, quindi il tutoraggio è necessario. Il problema è che il tutoraggio sia quanto più possibile discreto. Prima osservazione. La seconda è che ogni cosa che fai ti risolve alcuni problemi, non tutti. Allora, l'host non è uno strumento per decidere, non è uno strumento di decisione, è uno strumento, come dire, di istruttoria in cui una determinata comunità ha dei problemi, dice ragioniamo insieme a questi problemi e vediamo di fare mente locale su questi problemi, di capirci qualcosa di più per poi arrivare a questo punto a decidere di allora organizzo un comitato di lotta per o contro questa determinata cosa, ma non è l'assemblea che decide se la TAV si fa o non si fa, è un luogo, diciamo, dove il lavoro è di tipo conoscitivo sostanzialmente, il prodotto poi lo vedremo è di questo tipo, questo è l'host. Ovviamente poi tu puoi anche fare ma sono altre cose che fanno, avere un procedimento deliberativo, che è un'altra cosa. In questo caso non è un procedimento deliberativo, è un procedimento conoscitivo. Noi per esempio avemmo il problema di, noi stabilimo un unico vincolo, cioè abbiamo questo biglietto di invito dove c'era questa mappa che ho fatto vedere prima, poi c'era una fustella sotto
dove uno poteva segnare il nome e lasciarlo in circoscrizione, si prenotava per partecipare all'osta. Lo demma un gruppo di ragazzi e questi lo depositarono nelle cassette delle lettere di diciamo tutta San Giovanni, poi mettemi i manifesti, insomma cercammo di, come dire, di avvisare, di renderlo noto praticamente a tutti. Malgrado questo c'era un sacco di gente che non lo sapeva, insomma, incontri preliminari. Ci mettemmo d'accordo con i parroci che lo dissero nella messa della domenica precedente, insomma. Dopodiché si presentarono gli universitari, cioè persone come molti di voi, che gli universitari politicizzati del comitato, del collettivo studentesco di non so dove, eccetera, eccetera. Noi dicemmo a loro, ho detto, guarda, la cosa è degli abitanti. Niente di male che voi partecipate alla discussione, però voi partecipate come osservatori. Cioè non ha senso che io che abito in collina, in un altro quartiere, poi potrò essere pure di sinistra e volere bene al popolo, però tu non sei abitante di quel, non sei parte di quel popolo. Quindi partecipi certamente, perché quello che tu dici può essere interessante anche per loro, ma sei un osservatore, perché qui non è che questo era... l'unica regola era che era riservata alle persone di quella comunità. Mo non lo so se ho risolto i problemi. Andiamo avanti. La domanda era questa, che è una domanda doppia. Come possiamo riconquistare il rapporto con il mare per far vivere San Giovanni? Cioè, la seconda parte sottende il problema di fondo, cioè quartiere industriale, industria dismessa, che ha bisogno anche di costruire un nuovo destino economico. I partecipanti sono stati 180. Yolanda Romano, che ci aveva assistito nella cosa, ci aveva detto: guarda, hai un successo se ne vengono in 150, poi ne vennero anche di più. Questo più o meno è lo svolgimento, cioè il cerchio. Utilizzammo un istituto alberghiero che stava nella zona, che era perfettamente attrezzato da questo punto di vista, perché teneva gli spazi adatti. Questa è la plenaria. Questo è il giochino iniziale con i post-it, no? Per l'indicazione dei temi. Là facevamo una prima sessione, una seconda sessione e poi una terza. E quindi questa era questa fase di contrattazione dei temi. E questo per esempio era uno dei gruppi di lavoro, appunto. Prima c'era tanta gente. Beh, come fa a far discutere 180 persone tutte quante assieme? È dispersivo. Se devi fare, se è un procedimento conoscitivo, non deliberativo. Invece in un gruppo di questo genere qua puoi discutere, cioè non, puoi lavorare. Ovviamente poi ci saranno i problemi sicuramente e il tutore magari deve stare attento a far sì che il gruppo non sia egemonizzato da uno che non fa parlare gli altri, eccetera. Vabbè, questo è il coffee break che non manca mai in cose di questo genere qua. C'erano i ragazzi dell'alberghiero. Spesso abbiamo fatto cose con i ragazzi dell'alberghiero che sono proprio bravi. Questa era l'area stabile. L'unica cosa tecnica complicata era il fatto che il verbale ovviamente era scritto a penna, ma avevamo un blocchetto eccetera, però dato essendo breve, un foglietto di cose, abbiamo discusso di questo eccetera, eccetera. Su questa cosa ci siamo trovati d'accordo, invece su quest'altro argomento ci sono due opinioni che sono A dice questo, B dice quest'altro. Questo per esempio è un verbale. Allora lo porta al banco della stampa e lì ci stanno degli operatori che digitano eccetera eccetera e sì, e diventa un file. Poi vediamo che l'uso che se ne fa. Tutti questi file, cioè era un gruppo molto efficiente, ma basta utilizzare un programma molto semplice tipo Publisher, quei programmi che stanno nel pacchetto ma anche Word, non c'è bisogno per forza di usare un programma editoriale. Tanto devi semplicemente mettere in fila tutti questi file di testi per fare una cosa più carina, ci metti pure le fotografie, perché tanto appunto non ci vuole niente a fare una fotografia, c'hai il file immediatamente. Sostanzialmente quando finì tutto il pomeriggio ci prendemmo mezz'ora di intervallo in cui a quel punto parla il politico. C'erano tutti i politici, ma gli fu vietato di parlare la mattina, perché questo condiziona ovviamente la discussione, necessariamente. Parlarono alla fine, quando oramai i giochi erano fatti, diciamo così, quello che doveva uscire era uscito, eccetera. E per cui parlo al politico per dargli soddisfazione, abbiamo organizzato questa bella cosa, eccetera, eccetera. E
Gli Atei e l'osso stanno in quel rapporto. A fine giornata ognuno che usciva aveva in mano il rapporto dell'incontro. C'era un pezzo di carta scritto. Questo è sembra niente, ma è molto impegnativo. Infatti poi determinerà una serie di problemi che abbiamo avuto dopo. Cioè, quando tu, una persona se ne esce da una parte con un pezzo di carta scritto, che tra l'altro lo sa, è vero, io hai 180 testimoni che possono dire che di quelle cose si è effettivamente discusso, e poi vedono che non è successo niente, che no, eccetera, eccetera. Questo poi può creare effetti boomerang e così via. Il giorno successivo facemmo già dei focus, là probabilmente sbagliammo. Posso. E mo te lo dico, però se parla un altro ogni tanto io, anzi mi siedo che sennò collo, vabbè, ma non rendiamola difficile, sennò non parla nessuno e parlo solo io, toccare, no. Quando hai parlato di politici, a presenza dei politici, uno dei problemi che ho incontrato io in organizzazioni di cose simili è che i cittadini tendono a porre domande ai politici, cioè io ti chiederei come si fa a impedire che i cittadini chiedano al sindaco, all'assessore perché non hanno fatto, perché hanno fatto determinate cose? Fai molto bene a fare dire questa cosa, perché infatti, sempre per dire che non è voce di popolo, voce di Dio, insomma, voglio dire, non, nel senso, è vero, una delle cose, dei movimenti, diciamo, degli elementi contrari ostativi alla partecipazione, sta nello stesso popolo, ma noi italiani, non so stare qui a distinguere, ma il napoletano, il tarantino, eccetera, siamo contemporaneamente servi e ribelli, cioè il tipo, quello, vabbè, non devo parlare di politica, ma non dico quello che vota X, per cui è molto più semplice avere questo tipo di atteggiamento. In un quartiere di questo genere, per esempio, in un quartiere di questo tipo, il rapporto è, cioè, ma come immagino anche qui, è molto semplice. Io ho il problema che sono occupante abusivo, sto aspettando la regolarizzazione, eccetera, e allora, voglio dire, ho un rapporto col consigliere comunale di quartiere o l'assessore, eccetera, di tipo servile, nel senso che mi serve questa cosa, che tu mi fai avere la delibera di regolarizzazione della mia occupazione abusiva. Il ribelle poi c'ha anche l'altra faccia, se quello non lo fa, tu lo impicchi. Cioè, quindi molto spesso il ribelle, il servo molto spesso è anche ribelle. Ora è molto difficile, io sono perfettamente d'accordo, è molto difficile, un processo partecipativo è anche un processo pedagogico, perché implica un'assunzione di responsabilità. Questo è il punto fondamentale, che non è una cosa semplice, poi dopo ne parlerò dopo, e questo, che non è una cosa semplice assumersi responsabilità, perché è molto più semplice o fare il servo o fare il ribelle, che sono due facce della stessa medaglia. Ci arriviamo dopo al tema, e che è stato uno dei limiti di questo processo. Perché fu sbagliato fare i focus group? Perché li facemmo, tu fai l'host sostanzialmente alla fine della giornata esci con questo malloppo, no? Dove ci stanno cose che sono a stadi diversi, per esempio c'è un luogo che è una fabbrica dismessa, quella fabbrica deve essere del quartiere, però non dice ancora per farne cosa. Per cui questo lo possiamo dire che è una decisione, perché tutti quanti hanno detto che quella fabbrica deve essere un luogo vissuto utile per il quartiere, quella fabbrica dismessa. Per cui ci possono essere cose a questo stadio, come possono essere cose a uno stadio ancora più grezzo, dove è molto importante il problema dei giovani, punto. Però nessuno ha detto facciamo questo per i giovani. Cioè, ci sono cose che sono nella forma di proposta e cose che invece non stanno nella forma di proposta, sono nella forma di problema. Quindi, non è che immediatamente a questo punto passi al lavoro successivo per dire allora lavoriamo su questo e su quello. Devi sedimentare queste informazioni che hai avuto. Probabilmente devi fare delle indagini, ascolto. Hai avuto una lista di problemi, alcuni dei quali sono anche proposte, ma hai bisogno di un lavoro successivo di elaborazione di queste cose.
Se ti butti subito, qua per esempio un gruppo fallì, perché fallisce? È il problema della difficoltà del rapporto con i tecnici, i politici, eccetera. Però fatemi dire prima cos'è un focus group. Questo per esempio, diciamo, vabbè, un focus group sostanzialmente è un gruppo di persone, non troppo ampio, 20, 25, 30, non più di tanti. In questo caso, a differenza dell'host, si mescolano sia figure esperte, il tecnico, il professionista, sia figure non esperte, cioè quello che è l'associazione, il cittadino interessato e cose del genere. L'unica cosa è che discutono comunque intorno allo stesso tavolo, e pur sapendo che i ruoli sono distinti, cioè ognuno ha un sapere diverso, però discutono alla pari. Da chi è condotto il focus group? Da una persona che fa da tutore della discussione, da un facilitatore, la provoca quando non ci sta, la modera quando i toni si alzano, eccetera. A che cosa può servire? Può servire, lo fai quando hai un problema determinato. Per esempio, abbiamo deciso che quella fabbrica dismessa deve essere per quartiere, però si va nelle proposte dalla struttura sportiva fino al distretto per le piccole imprese. Quindi dobbiamo probabilmente sfrondare e focalizzare meglio cosa vogliamo fare. Allora, per esempio, hai un problema di questo genere, di definire meglio un obiettivo operativo. Il secondo è assomiglia di più a quello che ho detto adesso, di identificare un problema che potrebbe avere diversi aspetti. Impostare la progettazione di una politica, per esempio, sì, noi dobbiamo aprire il mercato, però qual è il problema del mercato? Il problema è che il mercato, che sia gli abitanti che i commercianti preferiscono che il commercio sia libero nelle strade, no? Perché vogliono avere il carrettino che viene sotto casa, non si vanno a chiudere dentro. Questo è un problema anche politico, nel senso organizzativo, ma allora a che condizioni può funzionare un mercato? Altrimenti decidiamo che non si fanno i mercati e che il commercio avverrà con i carrettini sotto nei cortili dei palazzi. Oppure, per esempio, tu hai già deciso una politica e vuoi studiare le reazioni delle persone. Il passaggio a livello si chiude e per passare all'altra parte non è che passi sotto la sbarra guardando se passa il treno o meno, ma devi passare per un sottopassaggio. Avrei anche l'alternativa del passaggio sopraelevato, del sovrappasso. Voglio capire quali reazioni le persone hanno rispetto al sottopasso oppure al sovrappasso. Generalmente sono tutti più favorevoli al sovrappasso piuttosto che al sottopasso. Allora, che cosa non ha funzionato? Primo, l'osso si è tenuto a pochi mesi dalle elezioni e ciò ha suscitato diffidenza. Questa è la prima cosa. E voglio dire, a spingere per fare l'osso fummo noi, per dire o lo facciamo o non lo facciamo più, perché poi ci stanno le elezioni, eccetera, eccetera, via dicendo. Quindi voglio dire, l'abbiamo fatto a gennaio, le elezioni si tennero a maggio. Però ovviamente quelli più avvertiti, questo era il gruppo dei giovani che ci fece questa obiezione, ve l'hanno fatto fare perché ci stanno le elezioni, così il tale consigliere comunale si è fatto un po' propaganda, sostiene il presidente di circoscrizione, eccetera. Secondo, la cittadinanza non ha ricevuto dall'amministrazione una risposta alle proprie proposte. Cioè, il problema è che tu finisci l'host? Sì, finiamo su questa cosa. Per il coffee break, finisci l'host con il report in mano, quello è anche un problema, perché te lo ricordi che si è discusso della centrale elettrica, e poi l'amministrazione ha detto sì, si potrebbe fare questo sulla centrale elettrica per abbattere l'inquinamento acustico, eccetera, eccetera. Hai consegnato questa tua idea all'amministrazione, non succede nulla, la gente si arrabbia. Sta scritto, quando le cose stanno scritte assumono un altro valore. Terzo, finiamo su questa schermata, terzo problema, la rete associativa non è riuscita ad auto-organizzarsi. Questo sempre per tornare al punto, dico solo questa cosa poi più velocemente sul resto. Mi fermo un attimo su questa cosa. A un certo punto, fatto l'host, io ottenni un locale tipo questo, abbastanza ampio, anche, c'era pure abbastanza appresso, per dire...
noi abbiamo trovato questo locale, questo è uno strumento per voi, utilizzatelo, costituite la rete delle associazioni, mettetevi dentro e fatelo funzionare. Quelli mi dissero, no, non ci mettiamo d'accordo fra di noi, facci la cortesia di organizzarlo tu il posto. E io che gli obiettavo, guarda, io faccio il funzionario della pubblica amministrazione, è improprio che io faccia il capo della rete associativa. Voi, anzi, io, voi potete anche stare contro di me, e questo io me lo aspetto, perché io sono l'istituzione in questo rapporto. Io non posso fare le due parti contemporaneamente, l'istituzione e l'associazione. Voi vi dovete mettere d'accordo fra di voi, altrimenti non ne uscite, anche perché il funzionario buono oggi ci sta, domani non ci sta più. Quello che dura in un quartiere, il funzionario buono, il parroco buono, che ne so, non è che ci sta sempre. Quello che conta è che un popolo riesca ad auto-organizzarsi, quella è la vera ricchezza, perché queste figure passano, cioè non è che ci stanno sempre. Dopo parliamo di quello che ha funzionato. Pausa, 10 minuti di pausa. Il tempo di una sigaretta.